Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti in un nuovo Squad Builder, sarà da 700.000 crediti, escluso il budget per Dybala. Se vogliamo metterglielo, il budget per Dybala dovrebbe essere un 150-200.000 crediti. Facciamo 150, va? Facendo arrivare questo Squad Builder da 700 a 850. Sto andando un po' per sommi capi, quindi se includiamo il costo di Dybala sono 850-900.000 crediti. Però io escludo Dybala perché mi è stata arrivata una richiesta con Suarez e Dybala più un 500.000 crediti, ma ho sforato il budget, sono andato oltre per fare una squadra molto più fattibile secondo me. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina, e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, il gruppo Telegram. Allora, io ho già preparato questa squadra, me la son fatta, me la son studiata e devo dire che si può attuare bene secondo me il 4-2-3-1 e il 4-4-2. Non è stato facilissimo andare a inserire tutti quanti, perché comunque Dybala è di per sé una buona carta, ma è della Serie A, è in Premier, in Serie A, scusatemi, della Piemonte Calcio, della Juventus, non ci sono esterni validi o altri attaccanti che non siano quali CR7. Per farvi un esempio, c'è un Morata, ma non è niente di che. Come terzino c'è Cuadrado, però come esterno niente, questo è il problema. Però sono riuscito a fare una bella squadretta. In porta possiamo metterci Ter Stegen o, se vogliamo, Neto, per andare a risparmiare qualche altro credito. Però ora come ora si trova a un buon prezzo Ter Stegen, così come si trova a buon prezzo secondo me un bel Lenglet, difensore centrale buono, con una buona velocità. Li mettiamo un'ombra o un'ancora, ombra anche bene, e andiamo più sul sicuro. Mendy che è calato veramente tanto, ora costa addirittura di meno rispetto magari a un Jordi Alba che qualche settimana, due settimane fa era preferito a parer mio rispetto a Mendy per un rapporto di prezzo, qualità prezzo. Ora Mendy con questi 13.000 crediti va più che bene. Come terzino destro ci voglio mettere, vabbè, il classico Cuadrado, perché ovviamente è uno dei migliori terzini che può switchare alla fase offensiva, quindi come esterno. E quindi come esterno io ci metto Hakimi nella versione SIF, che poi andremo a switchare in game con Hakimi terzino, perché è là la sua posizione, è Cuadrado come esterno. Come altro difensore centrale ho voluto optare per un difensore centrale che secondo me può dar qualcosa in più anche come centrocampista centrale o come mediano, Gosens. Come esterno sinistro ho voluto metterci Carrasco, possiamo metterci anche un altro esterno, mettiamoci questa versione in forma, perché qua ci andremo a mettere Valverde, ottimo centrocampista, quindi qua possiamo metterci, magari possiamo togliere Carrasco, possiamo metterci un Dembélé, magari se vogliamo aver un risparmio ulteriore di crediti. Qua Dembélé ci potrebbe star bene. Togliamo Llorente, perché appunto stavo facendo prima una squadra e stavo vedendo un po' come andare ad inserire tutti quanti. Come ultima carta qui io ci devo mettere un Chiellini, ci devo mettere, ma mi fa anche piacere metterlo perché secondo me è una bella carta. Lui con Ancora ci sta bene. Vi faccio vedere Chiellini con Ancora. Diventa un difensore centrale massiccio e completo. 85 di velocità, 95 in difesa e 91 in fisico. Quello di testa va benissimo. Poi tutti gli altri valori ovviamente ottimo, ottimo, ottimo. E quindi questi gli switch. Sono quindi questi gli switch che farò, che farei io in game se mantenessi il 4-4-2, ma anche col 4-2-3-1. Chiellini difensore centrale con Gosens come centrocampista centrale, e Hakimi terzino e Cuadrado esterno. Secondo me Gosens li metto, resta dietro in attacco, Valverde li mettiamo un attacco equilibrato. Dybala lo facciamo diventare un falso 9, o Dybala o Suarez volendo, anzi facciamo così, Suarez un falso 9, oppure a Suarez li mettiamo quella tattica di mettersi spalle alla porta per ricevere palla, e Dybala inserisci dalle spalle. Hakimi e Mendy li mettiamo resta dietro in attacco, Chiellini rimane così perché sarà difensore centrale. Oppure il 4-2-3-1 mettendoci Gosens e Valverde come mediani, Dembélé io lo metterei COC centrale, Cuadrado e Dybala come COC esterni. Oppure, anche se non mi convince tantissimo questo, in questo modo, Suarez COC centrale, Dembélé e Dybala esterni,
Dembélé e Cuadrado, scusatemi, esterni, Dybala in attacco. Non mi convince tantissimo, onestamente parlando. Io farei più un così in questo modo, oppure switchare così, con Dybala COC esterno, Cuadrado COC. Vabbè, Cuadrado comunque non mi convince assolutamente come COC. Se proprio non volete metterci Cuadrado, metteteci un bel Hakimi che fa comunque il suo dovere. Sinceramente io consiglierei più il 4-4-2 e non questo 4-2-3-1, non mi convince particolarmente, mettendoci Gosens, Valverde, centrocampisti centrali, Cuadrado lo metto come esterno e Hakimi come terzino. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questi squad builder, di questo squad builder, scusatemi, se siete d'accordo o meno con me lasciate un mi piace, un commento con una squadra che vorreste vedere, che sia una squadra interessante e non una squadretta, tipo non mi dite, voglio metterci Koulibaly con magari un Meret per farvi due nomi scemi per uno squad builder, scemi per foot, voglio dire. Non queste squadre, però una squadra interessante da fare e anche il budget. E commentate, condividete, quindi vi sport, vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli!